Appuntamento straordinario con Ring per discutere assieme a Monsignor Ettore Malnati e a Piero Camber di quello che successe 40 anni fa, il 6 maggio del 1976. Io avevo 12 anni, ricordo benissimo, era un giovedì, il giorno dopo avevamo compito in classe di tedesco. Alla televisione, sul primo canale, dovevano trasmettere il mistero delle 12 sedie quando ad un certo punto successe quello che successe. Per noi, magari dodicenni, si risolse tutto in una notte trascorsa fuori casa, in una notte trascorsa in città per andare a sincerarci di come stessero i nostri parenti, soprattutto i nonni. Per altri, invece, quella sera, quel 6 maggio 1976, incominciò una, bah, come possiamo chiamarla, Don Ettore? Un'avventura, una Un'odissea. missione, un'odissea? Più Come che si può avventura è una chiamare? tragedia, non è avventura, quindi sì, noi siamo stati i primi a correre sul terremoto. Dunque, quella sera io ero assistente della FUCI, avevamo un incontro proprio sulla parola di Dio in piazza Ponte Rosso e sentiamo anche noi la scossa. Quindi scendiamo, dico ai ragazzi di stare sotto gli architravi, sotto la porta e di non andare per le scale. Io sono filato giù per le scale per vedere se c'era qualcuno giù. E poi da lì tutta la notte siamo andati in giro per Trieste, erano cascate due statue di Sant'Antonio Nuovo e poi abbiamo girato ovunque, abbiamo visto gente poi con le coperte che erano sulle macchine e subito abbiamo deciso con i giovani della FUCI di partire per il Friuli. La prima notizia era su Buia, per dire la verità. E quindi abbiamo cominciato a prendere qualche macchina di fortuna e siamo arrivati verso le 5:20 a Udine e siamo andati subito in Arcivescovado. Lì Monsignor Battisti ci ha indicato alcune cose, anche lui sapeva ben poco, e quindi siamo andati verso Artegna, e Artegna, poi Isola, e poi su Flaipano, poi Stella, Montenars. Montenars, ecco Montenars, e poi di lì ci siamo spostati da un'altra parte, dopo 3 o 4 giorni dopo, e nel frattempo a Trieste i nostri ragazzi della FUCI avevano ottenuto un punto di riferimento con l'autorizzazione della questura a raccogliere viveri e a raccogliere anche È un ponte vestiari. radio anche. E poi abbiamo cominciato a fare i ponti radio, c'era allora Radio Radio Sound, Sound, mi infatti, ricordo ancora. anch'io ricordo che quello fu diciamo così, un momento in cui quelle che allora si chiamavano le radio private, in qualche modo si rivelarono importantissime per seguire quello che stava E succedendo, no? poi io devo dire che avendo mandato cioè i giovani della FUCI e sottoscritto questo appello, subito abbiamo avuto per esempio una cucina da campo e una Jeep con un conducente da parte della caserma di Via Rossetti, più abbiamo avuto la disponibilità degli operai della Vetrobel che erano in cassa integrazione, abbiamo avuto da camerini dei medici e degli infermieri per realizzare un ospedale da campo, però qui nella zona di Torlano, Chialmini, Sramandolo, e ho coinvolto dal punto di vista proprio ecumenico anche la comunità metodista con il suo pastore che insieme abbiamo lavorato soprattutto Chialmini, Sramandolo e dalle parti verso Lusevera e via. Quindi è stato veramente un concorso di popolo. Trieste ha risposto bene e la gente semplice. Le istituzioni hanno cominciato un po' Un po' dopo, dopo, ma questo magari 15-20 giorni dopo. questo Infatti, succede tant'è sempre. vero che io ho avuto addirittura la minaccia della sospensione a divinis se non tornavo a casa e io ho fatto un gesto poco simpatico e ho detto io ho messo un frate, quindi è Confermo. lì, eccetera. E Senti, invece. quindi raccoglievamo tutto, viveri, soprattutto acqua, perché erano Sì, me inquinati ne gli ricordo anch'io. acquedotti. Queste sono tutte, insomma, è triste
che man mano che Don Ettore racconta le cose, anch'io mi ricordo di quelli che erano i problemi che noi sapevamo, magari, insomma, ripeto, a 12 anni si conosceva ancora poco. Laddove invece tu, Piero, eri all'ultimo... Era l'anno della matura, eravamo in maggio e mi sono fatto un mese su, dopo per fortuna gli orali li ebbi al 27 di luglio, però non si poteva non essere solidali. Siamo partiti immediatamente, ricordava prima, da Monsignor Battisti, il vescovo di Udine, ci ha accolti, ci ha fatto un permesso. Mappa, ci ha detto. Sì, ci ha dato anche un permesso speciale per cui transitavamo in autostrada, ma soprattutto potevamo andare nei posti dove gli altri non andavano. E la prima nottata l'abbiamo fatta portando medicinali in giro. Vero. Che ci davano i medicinali e correvamo in questi posti che erano al momento ancora abbandonati da Dio e dall'uomo. E da lì, devo dire, abbiamo avuto una marea di esperienze che... Io la prima volta che le vengo a raccontare, le abbiamo vissute insieme, eravamo un bel gruppo di ragazzi, ma posso cominciare da Artegna, dove svuotammo la casa del sindaco, il quale mi regalò con dedica un capitale di Karl Marx. Lì presi un elmetto di un militare e da lì cominciamo i, fra virgolette in senso buono, i saccheggi delle chiese, con Don Ettore in particolare. Siamo andati alla chiesa di Stella. La chiesa di Stella era quasi tutta distrutta, però c'era dentro il Santissimo. Esatto. Allora il parroco non c'era, non si fidava. E no, il parroco è andato via, ha detto io non voglio vedere. Questo è il coraggio. Allora con Piero siamo andati a togliere il Santissimo Sacramento a nostro rischio e pericolo e l'abbiamo portato, diciamo, in custodie più sicure. E poi ci siamo arrampicati sugli altari e con una baionetta gentilmente imprestataci da qualche militare, non so se di sua spontanea volontà o meno, abbiamo ritagliato le tele per portarle fuori, perché queste chiese venivano giù da un momento all'altro. Poteva succedere. Abbiamo portato fuori statue e anche quadri, anche cose preziose, materiale prezioso. Tutto quello. Oltre alle chiese, ovviamente, anche le case, le persone. Io non potrò mai dimenticare, vicino a Gemona c'era un braccio e faccio per vedere, tirar fuori la salma e mi rimane il braccio in mano. Però mi dicevi cose prima... che non si possono dimenticare. No. E poi quello che, diciamo, come diceva giustamente Piero, Monsignor Battisti ci aveva mandato nei paesi ancora dove non c'era arrivato nessuno. Eravamo i primi. E siamo arrivati, io ricordo il giorno dopo, siamo arrivati a Torlano, che è un paese subito dopo Nimis, e lì c'erano le persone in strada e che appunto si lamentavano, nessuno è venuto. Allora io torno con la camionetta, avevo già la camionetta che mi è stata data subito il giorno dopo, e vado, sto per andare a Udine. Nel frattempo vedo due camion provenienti da Pescia, dalle Misericordie, li fermo e li mando direttamente a Torlano, e nel frattempo vado da Fiascaris a comprare, avevo raccimolato quattro soldi che mi aveva dato Monsignor Santin, che era già in pensione, e ho comprato le tende, e lì abbiamo fatto la tendopoli, la prima tendopoli, dove appunto poi abbiamo creato la vita di comunità, perché nel frattempo bisognava anche ritessere il tessuto sociale. E ricorderò sempre quello che mi diceva Battisti: ricordati in primo luogo di fare in modo che la gente non rimanga sola, la gente chiamala insieme, e così in questo modo ci si aiuta a vicenda e soprattutto si stempera la paura. Allora, queste sono le parole che mi ha detto proprio Battisti. Ricordava Don Ettore delle tende, mancavano, non c'erano tende per tutti all'inizio. E passiamo per Tarcento? Sì. Tarcento c'è una bellissima tenda in mezzo, enorme, in mezzo alla piazza, e fuori ha scritto CGL, CISL, UIL, era la sede del sindacato. Quella notte, non so come, quella tenda venne smontata e finì in uno di questi paesi e rimontata. L'abbiamo portata a Flaipano. Avete un alibi. Flaipano per dove ma no, poi... dopo 40 anni ormai non si apprezzò. Flaipano, nel frattempo, erano venuti gli operai in cassa di integrazione della ex Vetrobel, sì, e avevano creato appunto un accampamento un po' per tutti, e lì appunto avevamo fatto un po' la prima infermeria. Eccoci, quindi non è che ci siamo appropriati, abbiamo cambiato il territorio, ma l'uso era il medesimo. Beh, la destinazione d'uso, prima gli uomini e poi i sindacati. Però c'è anche questo, no, da dire...
lì in quel momento non voglio dire che fosse tutto improvvisato, però certamente fu la prima grande tragedia, diciamo così, dell'Italia subito dopo la guerra. Beh, no, anche il Polesine, per dire la verità, però insomma, diciamo, di un'Italia leggermente più moderna, quella fu la prima grande tragedia. Dal terremoto del Friuli poi si sviluppò la protezione civile che noi conosciamo adesso, però in quella volta mi immagino uno di 19 anni che arriva e vede le immagini che noi abbiamo visto tra l'altro delle immagini che non rendono probabilmente l'idea di quello che si vedeva il giorno dopo. Io però bisogna dire questo, che il merito grande va di Zamberletti, sì, e il merito grande va di Battisti, il quale ha coinvolto allora la nascente Caritas, ma soprattutto ha coinvolto tutte le diocesi d'Italia e tutti i movimenti, i quali si sono in definitiva presi una parrocchia, un comune. Io ricordo che da noi lì così a Torlano, a un certo punto sono venuti gli scout di Cremona e sono venuti anche dei giovani di Rovigo, cioè è stato capace Battisti, un grande vescovo Battisti, uno può dire quello che vuole, ma è riuscito veramente, al di là di quelle che erano le contrapposizioni, a coinvolgere e a portare verso una solidarietà veramente dedita alla promozione della persona. E, ecco. Non fu l'unico terremoto che feci, poi ne feci anch'io, altri. Satriano, per esempio. E sai qual è la grande differenza? Che lì il friulano ti aiutava, piangeva, non imprecava, non bestemmiava, si rimboccava le maniche ed era al tuo fianco. Qualche bestemmia veniva fuori. Vabbè, ma insomma, per abitudine. Esatto, ma è un loro. Era come un rosario, però. È un loro intercalare talvolta. Però c'erano e ti aiutavano, erano loro i primi che ti aiutavano, ti segnalavano. Ricordava prima l'episodio del braccio tirato fuori Don Ettore. Tu mi raccontavi prima una cosa che fa paura. Io dicevo che la domenica, il terremoto fu giovedì, la domenica giovedì c'era un sole spaventoso, caldissimo, e noi abbiamo cercato i morti a fiuto. Cioè sentivi quell'odore odore di cadavere, e si diceva qua, venite qua. E là cominciavamo a scavare, a tirare fuori, c'erano, ricordo a Monte Aperte in particolare, in quella giornata, c'erano tutte queste bare all'ingresso del paese schierate, dove andavano a fare i riconoscimenti, quindi una parte erano già state riempite, una parte le abbiamo riempite. E ti assicuro che una di quelle cose, però ti sentivi un cuore grande, era sapere di poter aiutare questa gente, in qualche maniera di essere presente con loro. E sapergli dare una parola di conforto. Eravamo giovani ma entusiasti, buoni, venivamo da tutta Italia. Io posso dirti che abbiamo insegnato insieme al professor Gianluigi Blasina, professore di filosofia oggi, ricordo, a Galilei, ricordo. Gli insegnammo a fare i gnocchi di pane, a un certo punto arrivarono dei grandi scatoloni di pane dal Festival dell'Unità. Ognuno era avvolto in una salvietta con la stella, con la faccia e il martello sopra. Allora, prima prendere fuori il pane, buttare via le carte, ma non buttare via niente. Quindi si prendeva il pane, il latte a lunga conservazione che arrivava, e dopo taglia un po' di prosciutto, mortadella, e butta dentro, fa il pastone, e le donne del paese intorno a noi, che venivano a vedere come facevamo, e facevano anche loro, non si buttava via niente. Sì. Si è parlato molto in seguito, anche subito se vogliamo, della ricostruzione. Io ricordo che io andavo in vacanza a Santo Stefano di Cadore dai miei zii, e ricordo che nel 78, quindi appena 2 anni dopo quello che era successo, già si intravedeva, già era quasi tutto quanto pulito, cioè lì, oltre all'appunto aver gestito l'emergenza, c'è stata poi la gestione straordinaria sotto certi aspetti della ricostruzione. Ecco, sì, giusto, ma già con le tendopoli, che quindi c'era la pioggia, il sole, ecco, le persone si prendevano cura che tutto fosse pulito. Sì. Io facevo l'assemblea del paese, dell'assemblea comunitaria, presso una trattoria, ti ricordi, al di fuori di questa trattoria, ma la gente metteva tutto a posto, puliva. Sì. Poi un'altra cosa che io ho notato è che in questo campo grande, che vedo spesso quando passo in silenzio, sono tornato solo una volta lì per
perché non mi piace andare a fare il... sono tornato una volta solo per trovare una famiglia amica che aveva delle difficoltà, i Comelli, che poi è morto Eugenio Comelli. E quindi lì l'esproprio era un dato di fatto. Cioè nessuno si è lamentato perché adesso buttiamo giù la vigna, adesso venite qui, dobbiamo fare la tendopoli. Ho visto proprio questa dimensione di solidarietà. Siamo nella difficoltà e tutti devono dare qualcosa. Noi sappiamo, io dopo l'ho seguito per motivi di lavoro, la ricostruzione, sappiamo per esempio Gemona è rinata a valle rispetto alla cittadina che era a monte. A Venzone c'è stato l'esproprio di tutte le varie insule, i vari alloggi, e poi li hanno ridati anche in posti diversi, però con le misure necessarie alla famiglia. E nessuno ha protestato, anzi, devo dire, è stata massima collaborazione. E poi ci sono, poi bisognava fare anche un po', diciamo, l'autorità morale, certo, perché tante cose, c'erano delle persone che arrivavano, non del posto, gli sciacalli, no? Allora bisognava, facciamo la ronda, di notte facciamo la ronda, abbiamo dormito poco quei giorni, facciamo la ronda proprio per tutelare i beni rimasti, no? Allora, quest'oggi... e tante sorprese abbiamo trovato. Oggi c'è stato a Roma la presentazione di un documentario realizzato dalla sede della RAI. A questa presentazione hanno partecipato doverosamente sia la Presidente della Camera Boldrini che la Presidente della Regione Serracchiani. Vediamo quello che hanno detto Boldrini e Serracchiani stamani a Roma, presentando appunto questo documentario. Importante per la reazione che ci fu rispetto a quel dramma. Ecco, l'Italia intera, chi ha più anni se lo ricorderà, rimase senza fiato, rimase sconvolta dalla notizia che arrivò quel 6 maggio del 1976. E apprendemmo che un terremoto forte, violento, aveva portato morte e distruzione nella regione Friuli Venezia Giulia. Ma non avevamo chiaro il quadro all'inizio di quanto vasto fosse questo sisma, un sisma che toccò addirittura 120 comuni e una popolazione di 500.000 di persone, quindi la portata era enorme. Causò anche la perdita di abitazioni per circa 200.000 persone. Ma il bilancio più drammatico fu quello delle vittime. Perché ci sono date che segnano per sempre la storia di un popolo e ci sono avvenimenti che mettono duramente alla prova non solo gli individui, ma intere comunità. Il 6 maggio del 1976 una scossa di terremoto in una manciata di secondi cancellò un migliaio di vite, devastò decine di paesi, mise in ginocchio il sistema produttivo. Le due scosse dell'11 e del 15 settembre sembrarono il definitivo sigillo sulla distruzione del Friuli. In meno di un minuto quello che tanta gente aveva costruito con amore e dedizione venne spazzato via e sembrò anche che tutto fosse finito. Realizzando il film che vedremo tra poco, la Regione, in collaborazione con la RAI, ringrazio la sua Presidente per essere qui oggi con noi, ha voluto ritrarre e trasmettere la memoria di questi momenti e cogliere l'insegnamento che scaturisce dall'opera dei mesi e degli anni successivi. Nella storia del terremoto del Friuli e della sua ricostruzione è infatti racchiuso un senso profondo che per un lato appartiene senz'altro all'intima costituzione delle genti friulane, ma che per un altro lato esprime un'opera concreta di buon governo e di saggezza politica. È infatti riconosciuto alla tempra dei friulani il merito di aver reagito, di aver rialzato la testa e di aver iniziato a fare e a rifare di nuovo tutto, con la forza che sempre hanno dimostrato nell'affrontare ogni avversità. La laboriosità e la tenacia della nostra gente non sono un luogo comune, ma sono un punto autentico di orgoglio identitario. Allora, queste le parole di Boldrini e Serracchiani. Tra l'altro siamo già quasi, ci avviamo verso la chiusura di questo appuntamento molto particolare, devo dire la verità. A 40 anni di distanza, no? Se io dovessi chiedere a ognuno di voi il primo ricordo che vi viene in mente quando vi si dice terremoto del Friuli, qual è, Don Ettore? Se è un ricordo visivo, se è un ricordo, non so... Il primo ricordo che a me viene è questa gente di Torlano in strada
dopo una notte, un giorno e una notte che non sapevano cosa poter fare, e vedere poi quella disperazione appena incontrati, e quando arrivo con i camion vedere il sorriso nonostante la tragedia, e poi la cooperazione di tutto questo. Quindi veramente un popolo che si è messo in moto. Però io vorrei ringraziare i 1500 triestini che nel giro del mese di maggio al mese di settembre sono venuti con la Fuji di Trieste nei luoghi dove noi siamo stati. Ringraziare i medici e gli infermieri mandati da Camerini, gli studenti delle scuole superiori con i quali avevamo un movimento di opinione, gli alpini, ma anche i paracadutisti e i vigili del fuoco anche. Ma i vigili del fuoco, soprattutto i soldati che ci hanno dato la cucina, ci hanno dato la jeep, ci hanno dato tutto quello che noi potevamo avere. E io non ricordo il nome purtroppo del comandante della caserma di via Rossetti, che è stato veramente un grande amico, mi ha difeso alla questura, mi ha difeso in curia, che volevano addirittura mi sospendere, mi ha diviso perché ero andato a questo. È stato veramente un amico in tutti i sensi, ci ha dato anche del proprio denaro e soprattutto ci ha sempre sostenuto nel continuare il nostro impegno. PM, quindi questo è il mio ringraziamento. Due ricordi, in particolare uno più chiaramente negativo, che era lo scavo delle vittime, vi assicuro che è rimasto intenso. Invece un ricordo solare, la notte ad Artegna, a un certo punto c'è il diluvio e mi viene incontro, faccio un mezzo giro intorno alla tenda, mi viene incontro una cosa piccolissima, pelosa, ho fatto un salto pensando che fosse una pantigana, era un cagnolino, un cucciolo di volpino, veramente un cucciolo piccolissimo, l'abbiamo chiamato Scossa, Scossa di terremoto, ed è rimasto con me, con la mia famiglia, fino a che non è venuto a mancare 16 anni dopo. Quindi un pezzo di terremoto me lo sono portato a casa con la gioia sua e la gioia mia. Grazie allora a Monsignor Ettore Mannati e a Piero Camber per aver ricordato con noi il loro impegno appunto 40 anni fa e per aver ricordato assieme a noi una data che, voglio dire, veramente in maniera differente nessuno di quelli che c'erano potrà mai dimenticare. Grazie a tutti, buon proseguimento. E vorrei anche ringraziare la generosità di Trieste, è stata grande, 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 grazie. Okay.